ultimamente con il cinema fatto in casa dei cabarettisti, quelli sono i grandi autori che quando non ci sono più lasciano una immensa eredità che sono i loro film. Il mio preferito ovviamente è Io ballo da sola, l'avrò visto 16 volte perché c'è la Toscana, c'è il sole, c'è una bellezza che balla e mi ha rapito il cuore come tutti gli altri. Però insomma l'applauso va veramente a chi ci fa queste carezze da anni e anni al cuore per sempre, perché la cosa bella di questi grandi autori e dei grandi poeti è che lasciano le poesie, lasciano i film, lasciano le loro canzoni. Mi si sta abbassando le cateratte o stanno abbassando le luci? Per cui ovviamente ne parlo come fan assoluto, e il nostro invece è il cinema fatto e inventato dal più grande, che è stato Massimo Troisi, che fece traspose, se traspose si può dire, la sua arte di cabarettista in film. Questa ci incontriamo qui dopo 23 anni dalla prima volta, una cosa eccezionale che mi fa capire quanto il tempo passi velocemente e quanto io dovevo chiudere una cosa che ho raccontato per tanto tanto tempo, e cioè la commedia sentimentale, con questo film che considero il primo della seconda serie, laddove il primo della prima serie era I Laureati, trentenni che io all'epoca conoscevo perfettamente, trentenni che vivevano in quel giardino d'infanzia che è il dire mi laureerò in Toscana, se tu sei prossimo, anche non tanto vicino alla laurea, ti fanno studiare fino a 70 anni, perché un laureato vale più di uno che ha la terza media, come diceva il grande Puccini. E ho raccontato quelli, poi ho raccontato via via che l'età avanzava e i dubbi che il saranno felici e contenti e vissero felici e contenti, ho iniziato a metterci un punto interrogativo. Alla veneranda età di 50 anni ho raccontato come il film si doveva intitolare Gli Evitanti, gli staccato evitanti, che però sembrava una roba più legata al cibo, gli evitanti, sembrava una cosa così, però sono coloro che prendono coscienza che, come dice il famoso libro francese, l'amore dura 3 anni, cioè ci sono quelli che però la coscienza la prendi quando hai l'età per poterlo ormai concludere, questo tipo di sensazione, che non ce la fanno a fare questa maratona dell'amore che dura 43 chilometri, e nella vita dovrebbe durare un matrimonio almeno 30 anni oppure all'infinito, e hanno tirato su i remi in barca, complice la figlia che cerca di spronare il padre a riprendersi la sua vita, ma soprattutto a sottolineare l'amore infinito. L'amore infinito è solamente uno per tutti, quello non è che dura 3 anni, 5 anni o 7 anni, che è quello per i propri figli. E meno male che il mio personaggio appunto si accorge di questo, ed ecco che l'ultima battuta è: sono pronto, finalmente è pronto a capire che la figlia è l'amore che avrà per tutta la vita. E sono felice per ora delle reazioni che hanno avuto la sala, sono convinto anche che per far arrivare tanto pubblico in sala bisogna alzare un pochino la qualità del copione. Io ho tentato di farlo raccontando la verità. Avevo in una prima stesura dei titoli di testa scritto da una storia quasi vera, ma c'era in realtà una bugia, era quel quasi. Io non ho fatto altro che raccontare 48 che esiste e tutta una serie di ex fidanzate che, quando ho ritrovato, ho capito che quei meccanismi si potevano sicuramente ripetere, perché i 4 incontri sono gli incontri che determinano i motivi per cui ci si lascia, cioè la litigiosità che frequento con la meravigliosa Elettra
pressione, la noia, io credo anche nella vita di aver annoiato mortalmente le mie fidanzate, credo di essere stato superficiale, come in maniera superficiale Leonardo del film affronta i grandi cambiamenti che la troupe che mi ha fatto slittare il film di una settimana per aspettarla, perché è un'attrice squisita, quel personaggio lì aveva bisogno di grande attenzione, aveva bisogno di un'attrice che lo facesse con grande presa di coscienza e non diventasse mai macchiettistico. Per cui,